Senti Beniamino, su questa vicenda molto complessa del centro commerciale, quello delle coppe in zona Brondolo, dove insomma ci sono ancora allo stato attuale dei contenziosi, so che l'ASCOM ha fatto diversi ricorsi, mi sembra che siano stati accettati tutti quanti, mi sembra che insomma, ci sia una cosa. Tu so che tu hai, appunto, vista la complessità, hai chiesto una commissione, tu immagino con qualche altro consigliere, avete convocato una commissione ieri. Affinché vi relazionassero l'iter che è stato fatto. Per il rilascio dei permessi di costruire, certo. Grazie dell'aiutino. Come è andata? Allora, innanzitutto non si è presentato il dirigente, ma un suo valido sostituto. L'assessore invece all'urbanistica, Mauro Mantovan, è stato mezz'ora e poi è dovuto scappare, al che mi sono lamentato col presidente della commissione perché poteva anche rimandare la commissione ad un altro giorno in cui c'erano meno problemi. Tra l'altro, la cosa antipatica è che l'assessore, invece di rispondere tranquillamente a delle pacate domande, il clima era abbastanza buono in commissione, lo ha riconosciuto anche il capogruppo del PD, che l'assessore ha risposto in maniera antipatica, per usare un eufemismo, cioè uno che invece di rispondere dice si vada a guardare gli atti, chieda un accesso agli atti. Cioè, insomma, non mi sembra il caso perché la ratio di aver convocato la commissione era per una dovuta trasparenza del caso, per avere la versione degli uffici rispetto a quello che in piazza si dice, nei giornali si scrive, piuttosto che nei tribunali ci si oppone, e mi riferisco appunto all'associazione che ha fatto il ricorso. Da qui l'architetto Sambo del Comune ha fatto un excursus di rilasci di permessi di costruire, cambiati, decaduti e concessi, essendo anche puntuale nella risposta alla domanda. Però quando siamo entrati nei nervi scoperti della questione, e cioè il perché la conferenza dei servizi della regione del 26 novembre del 2007 aveva chiesto delle integrazioni per dare dei pareri che non sono mai arrivati, e loro piuttosto di dare l'integrazione hanno fatto decadere il permesso di costruire per rilasciarne un altro. Non so a che titolo, se si può rilasciare in sanatoria al precedente o per cancellare l'iter precedente che non era corretto per farne un altro. Insomma, questi dubbi dalla Commissione però sono rimasti e quindi secondo me è mancata un'opportunità, si è persa un'opportunità. Per ancora una volta, perché non ho dato la colpa alla giunta Casson, io me la sono presa con la giunta di Guarnieri, di Romano Tiozzo, che per 2 anni sono stato assessore anch'io, e di Casson per l'inerzia, per l'ignavia rispetto a questa partita. È anche vero, mi rendo conto delle difficoltà della giunta Casson, che uno che incassa 2 milioni e 600 euro cash, li riscuote e ha i liquidi per non sforare del patto di stabilità, eccetera, eccetera, oggi si trova nella condizione di credito, di debito, scusate, nei confronti della grande distribuzione dell'immobiliare che deve costruire questo colosso commerciale e quindi ha le mani legate. Secondo me è mancata proprio l'opportunità. E quindi siete rimasti senza chiarimento? Sì, la commissione è durata 1 ora e mezza, non è stata corta, mancava il dirigente che magari aveva un archivio storico mentale per dare delle risposte. L'assessore dopo mezz'ora ha risposto, se vi va bene la risposta, bene, se no chiedete un accesso agli atti, buonasera, e va Beh, via. magari un po', forse qualcuno ha fatto qualche intervento. Adesso No, no, io mi sento di ripeto, difendere un po' il Mauro va Mantovano, bene, so che lui, insomma. e faresti bene. Perché comunque è una degna persona, però quando l'assessore va via e tocca a Mauro Bisto, che è il capogruppo, fare l'intervento, dicendo mi dispiace che l'assessore abbia risposto così male a Beniamino, perché non c'era, poteva essere più tranquillo, dimmi te chi è da difendere, parla con Mauro Bisto, insomma, i Certo. testimoni ci sono, non è che mi invento le cose. Lo chiamerò. No, Va bene? non per No, confrontarti, ma chiamalo. anche perché giustamente tu sei l'esponente della minoranza, è giusto che anche Per la par l'esponente della condicio. maggioranza dica, giusto adesso siamo in par condicio. Va No, da bene. venerdì c'è per Vabbè, condicio. io. Sì, tu sei sempre stato par condicio. Ok, grazie Saluto. Beniamino. Ciao.